Beh, io credo che elementi di valutazione da parte pubblico ce ne siano a sufficienza. Sono aperti gli interventi, vuole intervenire. Io volevo fare una domanda, ma voi siete contrari anche alla pista eventuale parallela alla strada? All'eventuale progetto parallelo alla strada, ma come dire? Io non darei la parola. Siamo contrari all'allungamento della pista 12-30, quella della regione del PIT, e siamo contrari alla pista di 2400 metri. Siamo favorevoli all'allungamento della pista attuale nei termini del decreto di via del 2003, che è tuttora operante per legge. Se domani dovesse succedere un qualche cosa, che un aereo va fuori pista, speriamo di no, si torna a riparlare di Rigopiano. Lo sapete che c'è il prefetto che è inquisito e il procuratore per la sottovalutazione dei rischi, perché nella pubblica amministrazione bisogna parlare di principio di precauzione. E quando io ti metto a conoscenza delle cose, se te non le fai, ti assumi la responsabilità civile e penale in correità. Quindi, questi signori lo sanno. Speriamo non succeda mai, perché noi non vogliamo, capito, cavalcare su queste disgrazie, perché sono delle disgrazie. Però questo è, dal 2003 questa pista non è in regola. Non è in regola. E quindi noi siamo per l'allungamento della pista attuale nelle forme previste da quel decreto di via, e poi veniamo, perché noi, io ora sto parlando come comitati, è chiaro che a livello ambientale, dal nostro punto di vista, la soluzione migliore sarebbe arrivare a un ridimensionamento. Ridimensionamento abbastanza sostanziale dell'aeroporto di Pereto, anche perché oggi queste tipologie di aeroporto non esistono più. Chi fa giro nel mondo sa benissimo che per avere una redditività e una funzionalità gli aeroporti sono tutti a 20, 30, 40 km di distanza dalle città, e ci sono collegamenti di superficie MTR, o comunque uno lo vuole, diciamo, menzionare, che in 15 minuti si arriva da qualsiasi parte. Ma perché? Perché il rumore, le emissioni dell'ambiente sono insostenibili proprio vicini a una città come Firenze e anche Campi, Sesto, tutta la città. Ma proprio la filosofia, si punta sul parco della Chiana, si fa un aeroporto nel parco della Chiana, ma bisogna essere proprio lì, dei coglioni. Con Cimanone. Periferica del comune di Firenze, alla presentazione dell'aeroporto probabilmente da parte dei tecnici di quella azienda che faceva, i quali pomposamente dicevano appunto che era ingegnerato loro. Io, nella mia profonda ignoranza, ha intuito, insomma, lei stasera mi ha confermato che 10 nodi in coda, 10 nodi e 20 nodi di fianco, fin quando tira vento dal mare, 20 nodi. Qui scrivi e sono, quelli non faranno niente. Un'altra cosa, sicuramente avere un minimo di quei
di quei numeri, perché messi in internet e fatti circolare, secondo me è la migliore via per seminare e poi raccogliere i frutti di questa cosa. E l'ultima cosa, visto che Mario Porto, a me era un'idea, visto che siamo a fondo all'Aurizio, che si è espressa agli amici di Sesto, che lì c'è la gran via, che non butta via la gran via, via l'aeroporto, bus, così da avere tutti i bus lì, non a giro per Firenze. Grazie. Intanto, il discorso del vento è chiaro, no? Quel che è mancato prima, mi riferisco all'ultima slide, che io sono come battitore libero in maniera leggermente divergente da quel che ha detto Giulio. L'attuale aeroporto ha un problema di un vento locale che normalmente soffia tra mezzogiorno e 4 e 5 e oscilla tra 12 e 15 nodi ed è quello che ti crea il problema dei dirottamenti. Allora, se tu fai la via di rullaggio, che già era prevista nel Master Plan 2001-2010, poi i signori hanno deciso che l'accordo, la via di rullaggio non si faceva, però visto che nel progetto c'era già la parte su in alto, ha fatto quello che chiamano loop, no? Quella correttina là su in alto. Quindi l'attuale pista, restando dalla larghezza di 30 metri, prolungandola un po', pur sotterrando l'accordo autostradale, e sotterrando diciamo il canale di Cinta dall'altra parte, fermo restando che non puoi spostare il punto di atterraggio, perché ormai hanno fatto le costruzioni così vicine che il sentiero di discesa non può essere allontanato. Però tu arrivi ad avere 1800 metri per l'atterraggio più 240 metri di area di sicurezza di fine pista. Questo per l'atterraggio per 0,5. Per il decollo per 23, quindi quello verso Quaracchi e Peretola, tu hai circa 2000 metri possibili allungando diciamo fino alla ferrovia dall'altra prendendo un pezzo della corda, sotterrando la via tra il raccordo autostradale, puoi avere, utilizzando una parte della fascia di sicurezza di fine pista, come dice la circolare dell'ENA, che ne puoi usare per parti, hai addirittura 2200 metri di pista disponibile, il che soddisfa le esigenze di 3,20, 3,21 tutti quanti. Se si lascia la pista della larghezza di 30 metri anziché volerla di 45 per permettere velivoli oltre l'atterraggio di velivoli oltre la classe C, che sarebbe il vasto di 19 e 21, tu praticamente ti trovi già 1800 metri di pista fatti, perché tra pista e fasce di sicurezza attuali quelle sono, fai questi lavori sul prolungamento, fai la via di rullaggio e ti trovi il signor aeroporto, City Airport e così via, per velivoli classeggiati senza andare oltre. Poi naturalmente bisognerebbe, c'è una delibera del 90 della regione che diceva di velocizzare il trasporto ferroviario verso Pisa, che diceva di potenziare Peretola e che diceva anche con un mutuo di medio termine si poteva eventualmente anche prolungare la pista per dare maggior sicurezza. Quindi siamo negli anni 90 ancora di queste cose. Tutti sono fermi all'incidente del 97, ma ce n'è stato un altro nel 2001 con un citation che si è fermato 2-3 metri dal canale di Cinta, e quella notte sono andato io a fare l'inchiesta perché avevo un'agenzia di sicurezza lavoro, e in più, perché poi stranamente il Master Plan 2001 è stato presentato nell'aprile 2001, 30 aprile incidente, quando ho fatto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica il 3 aprile del 2004, il 12 aprile c'è stato un altro incidente, un altro citation che per fortuna, siccome pare che abbia fatto un test a coda, si è fermato contro la recinzione, quella giusto prima del raccordo autostradale. Cioè, noi abbiamo avuto tre incidenti in 6-7 anni, su un numero di movimenti pari a circa 180.000, quando ormai nel mondo si è sotto lo zero per milione di movimenti come incidenti, quindi abbiamo avuto 3 su 180.000 e nessuno ha fatto una piega, ed è il discorso della messa in sicurezza allungando l'aeroporto. Tra l'altro, per gli atterraggi, Quaracchi e Peretola, se facessero le mitigazioni che erano previste già dal 2003, non verrebbe aggravato ulteriormente, se non un po' per il numero che aumenterebbe di noi. Per il decollo invece, potendo decollare un po' in anticipo, addirittura il rumore su Quaracchi e Peretola sarebbe leggermente minore. E questo è qua. Generale, vorrei dire una cosa su questo, perché è importante forse per rispondere
signori, attenzione, cioè l'aeroporto attuale si può anche leggermente allungare e tenere in funzione, ma questo deve essere chiarissimo soltanto a condizione, appunto, che i signori che stanno da sempre a Peretola, Quaracchi e Bronzi siano garantiti come cittadini uguali a tutti gli altri. Adesso parliamo di metodo, perché guardate che questo è un giochino sporco che ha già fatto il signor Riggio. Perché il signor Riggio, quando ha presentato la pista parallela, ha detto: signori, ma io lo faccio perché so bene che attualmente si attraversa 25.000 persone di Quaracchi. Ce l'ha detto nel 2015, ce l'ha detto. Lo sapeva dal 2002 e non ha fatto niente. Adesso, per giustificare questo progetto, si è preso a cuore i problemi di quelli di Quaracchi che lui non ha mai risolto dal 2002. Quindi noi dobbiamo essere tutti d'accordo che non si fa la pista parallela né di 2000 né di 2004 e che l'aeroporto di Firenze forse, generale, si può anche ampliare e migliorare a una sola condizione indiscutibile, che per quanto riguarda 100, nessuno, 100.000 che stanno in quelle zone lì, questi abbiano le stesse garanzie di cui devono godere tutti i cittadini. Perché non viene chiuso questo aeroporto se è fuori legge? Allora, è fuori legge in base rispetto del decreto di via. E infatti, quando Rossi parla di qualificare l'aeroporto per metterlo in sicurezza, dice una castroneria, perché per qualificarlo e metterlo in sicurezza basterebbe applicare il decreto di via, cosa che anche la regione non ha fatto. Perché fra i soggetti che devono verificare le prescrizioni precettive, quindi precettivo vuol dire obbligatorio, c'è ENAT, Comune di Firenze, Regione, ARPAT, Ministero dei Trasporti e Infrastrutture e la Commissione Nazionale di Via. Sono tutti questi soggetti che sono preposti alla verifica delle ottemperanze. Solo una cosa per ribadire la questione politica, puramente politica. Quando, secondo me, consiglio di portare avanti questa battaglia in questi termini, la battaglia in questi termini, cioè il punto è di non entrare nella dialettica e lasciare questo aspetto ai tecnici sulla pista parallela, diagonale, perpendicolare, verticale. Quello saranno i tecnici a dirci, non si può fare. La politica deve dire qual è l'indirizzo che mi immagino in questo territorio. Quando noi diciamo vogliamo un aeroporto più piccolo, è rispetto all'esistente, non più piccolo rispetto al master plan del 2400 metri. Non so se mi spiego. Cioè, questo è l'indirizzo politico, un ridimensionamento dell'aeroporto di Firenze rispetto allo stato attuale. Quindi la richiesta è ai tecnici, mi fate sapere quali sono le soluzioni, sempre che ce ne siano. Perché mai ci dicono i tecnici, guardate che non ci sono soluzioni, tranne che mantenere la pista attuale, il posto di attraversamento autostradale, la sicurezza dei voli e una pista di rullaggio, eccetera, eccetera. Ma che si chiarisca la posizione politica. Non siamo per l'ampliamento dell'aeroporto per la messa in sicurezza, magari per un allungamento della pista per la messa in sicurezza, ma a noi non ci va bene lo stato attuale. Politicamente il Movimento 5 Stelle è contrario ai traffici aeroportuali esistenti. Questa è la posizione politica che abbiamo sostenuto fino al 2015, quando parliamo di City Airport, e questa è la battaglia in termini politici. Tutte le altre sono trappole alle quali vi invito a non cascare. La battaglia politica è: vogliamo un City Airport. Poi io City Airport, nella mia ignoranza da cittadino, mi immagino i jet privati e basta. Mi immagino i jet privati, tutte le cose, lo so che non è così, lo so bene che non è così, però se facciamo alla gente, chiediamo che cosa vi immaginate di un City Airport, si immagina un aeroporto più piccolo dell'esistente. Quindi politicamente io queste parole, tra l'altro, le ho rubate dal Ciulli quando nel 2015 prendevo una posizione politica, il diritto politico del Movimento 5 Stelle si elaborò nel gennaio-febbraio 2015, quando in una riunione in presenza di Diego De Laurentiis sposavamo quell'indirizzo. Aeroporto di Pisa, unico aeroporto,
che aeroporto di Firenze si chiede, punto. Come ci qua? Punto. Quella è un'altra sfida, l'aeroclub, è un'altra sfida ancora. Io dico perché no, è una provocazione. Prendiamoci qua. Quindi vi spiego, secondo me quella battaglia politica deve essere da parte dei cittadini, dei quali spero di onorarci di portare la loro voce nelle istituzioni. Dovremmo limitarci a questo. E quindi attenzione, perché noi condividiamo la complessità dei tecnici che ci dicono che è parallela, anche nel 2020 ci sono dei problemi. E perpendicolare, così ci sono dei problemi. Ecco, lo scatto che dovremmo fare secondo me è questo, senza farci la guerra tra di noi se uno non prende, perché io penso che siano strumentalizzazioni politiche, dire diversamente, non aiuta la battaglia, perché se condividiamo l'idea nel nostro immaginario che l'aeroporto di Firenze debba essere ridimensionato, significa ridimensionarlo rispetto allo stato attuale, non rispetto al master. Possono farlo piccolino, parallelo e poi allungato. Ma non lo so, non vogliono fare una contentaccia o fanno piccolino parallelo. Mi appoggio ai tecnici, la politica esprime un'altra esigenza. Scusami, io rispetto il tuo parere, Gianluca, io dico che politicamente l'area, il parco metropolitano deve essere salvaguardato e quindi mai e poi mai deve essere neanche progettata una pista all'interno di una porzione di un'area che ha una valenza ambientale importantissima per tutti gli abitanti della piana centrale. Che non deve essere assolutamente abbattuta, almeno la politica che porta avanti il Movimento 5 Stelle e anche altre forze politiche. Questo è stato il fatto. Ora continuiamo a mettere la parola innanzitutto a Galletti, che me l'ha chiesta. È il capogruppo del PD del comune di Campagna, quindi. Prego, e dai qua. Buonasera a tutti, ho poca voce, quindi preferisco parlare nel microfono. E anche per dire che il sindaco del comune dei Campi oggi non era presente qui, ma ha chiesto di partecipare, comunque di venire ad ascoltare, io l'ho fatto con molta attenzione e pensavo di dire comunque due cose, però questi sono giorni piuttosto frenetici, stiamo concludendo, il 31 ci sarà il secondo consiglio comunale dopo le elezioni, dopodiché insomma ci sarà una pausa estiva, quindi i giorni sono frenetici. Quello che ci tenevo molto a dire è che noi come Partito Democratico e come amministrazione del Comune di Campi Bisenzio abbiamo una posizione univoca sull'aeroporto che è di contrarietà per varie ragioni. Ora ho ascoltato molti tecnicismi sicuramente di persone che ne sanno molto, molto più di me su questi argomenti e in parte sicuramente siamo d'accordo, insomma il nostro no è un no motivato, non è sicuramente un no ideologico all'aeroporto, al progresso eccetera, è un no su motivi urbanistici, idrogeologici, di viabilità, sulle rotte, dell'ambiente. Noi dalla campagna elettorale, ma anche prima abbiamo espresso dei concetti piuttosto decisi su questa parte qui e pensiamo che con il ricorso al TAR che abbiamo fatto insieme agli altri comuni e come sulla questione dell'inceneritore pensiamo di avere buone possibilità che questo possa venire accolto. Infatti il ricorso al TAR è sulla valutazione di impatto ambientale, se secondo noi ha molti, molti aspetti critici e quindi pensiamo che sicuramente il nostro no è un no è più difficile perché come forza di governo abbiamo il dovere di governare i fenomeni che si prospettano sulla piana, però noi pensiamo convintamente che nella piana con il forte impatto industriale che già c'è, con l'inquinamento piuttosto molto alto, il nuovo rapporto come paventato dal master plan non vada bene assolutamente e su questo appunto il nostro ricorso insieme agli altri comuni della piana assume questo valore. Chiaramente, come ripeto, noi
dobbiamo partecipare a tutti i tavoli, dobbiamo portare avanti la nostra posizione contraria in una maniera che, se mi permettete, è più difficile che rispetto a delle forze che non hanno responsabilità di governo, perché ci sono responsabilità differenti. Io tra l'altro ho partecipato anche a questo incontro perché il titolo era anche nuovo governo, nuovi scenari, e non ho capito ancora precisamente, diciamo, come questi scenari stiano cambiando. Mi auguro che, come il Partito Democratico di Nancy, cambino nella direzione che noi vogliamo e che abbiamo intrapreso con il ricorso al TAR, con le varie osservazioni fatte negli anni sul tema dell'aeroporto, su cui appunto abbiamo questo punto negativo. Posso fare una domanda a lui, al vice, a questo rapporto? No, ma voi avete ricorso al TAR ultimamente perché c'è stato tutto un movimento negativo, mentre prima avevi a favore, oppure... il Partito Democratico dei Campi non era a favore dell'aeroporto. No? No. Il ricorso è stato fatto un anno e mezzo fa, forse il problema forse è quello che c'è il ricorso, la posizione è cambiata negli anni. No, aeroporto. No, perché anche Biffoni era contrario, si voleva sdraiare sull'autostrada, io vengo da Biffoni. Poi dopo il no si è trasformato in un e poi si è sediti a tavoli, sediamoci a tavoli. Noi ricorsaltare l'abbiamo fatto sulla via, e chiaramente ricorsaltare è stato fatto dopo che la via è stata fatta. Va bene, grazie. Ricorso sulla via prima. Domenico Stigli? Ci sono ancora 5 interventi, domande interventi brevi. Io ho una domanda tecnica. In coda c'è ancora la prevenzione, forse vai proprio. Allora, io credo che tutti bisogna fare chiarezza e stare molto, diciamo, coerenti con le questioni di fondo su cui da molti anni lottiamo in questo territorio. Io sono attivista del presidio No Inceneritore, No Aeroporto dello Smannoro, di via dello Smannoro, e da anni diciamo che non c'è lo spazio in questo territorio per una struttura da 5 milioni di passeggeri all'anno, che già l'attuale aeroporto di Peretola, proprio perché fuori legge, deve essere come minimo ridimensionato su questo. Peretola a dire che forse si può allungare la pista di Peretola, significa consegnare quelle popolazioni alle promesse della Toscana Aeroporti, che gli sta illudendo che con la nuova pista staranno meglio, e noi sappiamo che non sarà. Sviluppare potenziali collegamenti Firenze-Pisa, Pisa ovviamente può essere l'aeroporto regionale, sapendo però che anche quello ha dei limiti, cioè noi bisogna cercare di non scaricare su altre popolazioni quello che non vorremmo per noi. Bisogna assumere il concetto di limite anche quando si fa una programmazione. Questo vale anche per l'inceneritore, perché lottando da più di 20 anni contro l'incenerimento dei rifiuti, che non solo spreca risorse, ma brucia la salute della gente, e le alternative ci sono con la strategia rifiuti zero, abbiamo capito che non si risolve il problema rifilandolo ad altri territori. Poi vorrei dire anche del sotto attraversamento. Allora io credo che sia importante che tutte le realtà sociali e politiche che si sono pronunciate fino ad ora su questa elaborazione,
che l'hanno maturata lottando, discutendo, verificando, studiando le carte, stiamo fermi e coerenti su questa impostazione, giocando ognuno il proprio ruolo e rispettando reciprocamente anche l'autonomia. Io vorrei dire al consigliere Cavallo che qui noi non stiamo aspettando nessuna nuova novella, stiamo lottando in prima persona, senza delegare a nessuno, poi bene che il Movimento 5 Stelle svolga il suo ruolo e ci auguriamo che lo svolga con coerenza. Però noi non aspettiamo la buona novella da nessuno, noi lottiamo in prima persona, senza delegare, affinché questi progetti vengano sconfitti, come intanto l'inceneritore è già sulla strada buona di essere sconfitto, perché dopo tanti anni c'è un risultato concreto. Un'ultima cosa, io credo che almeno noi del Presidio, ma penso tutti, lottiamo per un territorio a misura dei bisogni sociali e dunque lottiamo per un territorio che sia rispettoso dei diritti sociali, civili delle persone. Siccome prima ha detto il Movimento 5 Stelle non governa da solo, siamo con la Lega, parte è una scelta che è stata fatta, ora io non voglio discutere di questo, però non è accettabile che una mano non conosca quello che fa l'altra mano. Allora io credo che se lottiamo contro le opere inutili e dannose che fanno gli interessi dei poteri forti, anche la guerra tra poveri fa l'interesse. Per quanto riguarda il Presidio, giudicheremo l'azione di questo governo e di chi ne fa parte non solo sulla questione delle grandi opere, ma su come si tutela i diritti umani e individuali di tutte le persone. Per questi motivi qui,
perché non ci stava allora, assolutamente non ci stava allora l'aeroporto, figuriamoci dopo lo sviluppo che ha avuto la Piana come fa a darci adesso. Quindi da questo punto di vista bisogna essere, credo, molto chiari. L'aeroporto non ci sta, né quello vecchio né quello nuovo. Iscritta a parlare Paolo. Sì, sì, volevo dire, volevo riprendere un po' quello che ha detto il Gianarelli per quanto riguarda la configurazione dell'attuale aeroporto di Firenze. Cioè la storia del stessi aeroporto non l'abbiamo già discussa nella Piana, perché nella studente giunta Rossi, addirittura il presidente della Commissione Infrastrutture, che è stato uno dei due consiglieri del Partito Democratico a votare contro, era presidente anche della Commissione Infrastrutture, padre di Fabrizio Mattei, parlava appunto di Sisi Aeroport. Quindi io insistere sul Sisi Aeroport mi sembra una strada già percorsa che per ora non ha portato a niente. Riprendere invece quello che era iniziale e quindi che poi mi ha preceduto nelle domande, riprende quello del progetto iniziale fino al 2010, e cioè dire del parco della Piana e del parco agricolo, perché fino al 2010 la regione aveva come indirizzo quello di non di fare un nuovo aeroporto come è avvenuto dal 2011 con la variante al piano di indirizzo territoriale, ma quello di fare appunto il parco della Piana. E su questo io insisterei su questo che si insiste. Una domanda per farla all'architetto Svisa: il fatto della convocazione della rete dei servizi sul master plan non è che va un po' a inficiare il discorso della precedente via del 2003? Cioè in qualche modo dico la cosa, se si inizia una conferenza dei servizi sul master plan successivo, non inficia la via del 2003 sulla quale la conferenza dei servizi non è neanche mai partita. Prima della risposta facciamo fare altri interventi che mi sì, nessuno ha mai... Allora, intanto ringrazio 5 Stelle per aver convocato questo incontro. Nessuno ha mai spiegato fino in fondo, io sarò veloce DGB, anche perché stranamente sono d'accordo su tutto quello che ti ha detto nell'ultimo intervento e non è una cosa usuale. A ottobre del 2010 facemmo un workshop a Villa Montalvo in cui l'elemento ordinatore della Piana era il parco. Dopo 2 mesi facemmo una cosa simile nei locali dell'Università di Sesto Fiorentino e l'elemento ordinatore, dopo 2 mesi e dopo 3 anni di lavoro, l'elemento ordinatore era diventato l'aeroporto. Dopo nessuno ha mai spiegato cosa è successo nel mezzo. Fa una proposta, ho 2 o 3 considerazioni, riallacciandomi agli interventi degli altri, almeno sono più veloci. Quello di Gipio o Berrettini, il rappresentante del PD, ha detto che la posizione in sindaco dei campi è sempre stata chiara. Io negli ultimi 3 anni ho ormai 18 per l'instabilità di posizione di comunità. Basta dire
che il comune di Campi sulla questione aeroporto non ha mai fatto un incontro pubblico. Vero. Mai in 10 anni tra poco, mai. Poi sono d'accordo anche con Taggetti, nel senso, dov'è Taggetti? No, è meno usuale, perché noi dobbiamo fare un ragionamento e sta a piedi, tant'è che una volta io ho un'audizione in consiglio regionale insieme al sindaco di Sesto Giannazzi, tant'è che il Corriere Fiorentino aveva coniato i Ginassi e dissi, signori, se questo aeroporto qui non può perché ha una serie di problemi, è obbligatorio tenerlo piede, ma non si può trattare una programmazione di 30 anni che è dei comuni, delle province e così via. Comunque io vengo alla proposta. A me sembra francamente, se devo essere sincero, che il consigliere regionale un po' di confusione ce l'ha in testa, perché deve decidere la politica ma si deve sentire i tecnici, cioè la politica cosa decide rispetto non al potenziamento di Peretola, al nuovo aeroporto di Peretola, smettiamolo di chiamarlo potenziamento. La politica, i 5 Stelle, cosa dicono su questo? Sono a favore o contro? Perché a me l'apertura della conferenza dei servizi qualche problema me lo crea, perché io le conosco le conferenze dei servizi, e le conosco perché non fate tante e dritte del bracket, il parete, vediamo, poi quando l'hanno approvato, salvo tutte le vicende a cui si riferiva Ciulli, sulle quali la mia associazione ha aderito a fatte iniziative pubbliche, anche lo, il dottor Zita recentemente e così via, però la conferenza dei servizi qualche problema me lo crea. Allora noi che bisogna fare? Bisogna affiancare, secondo me, al lavoro degli avvocati, dei comitati, che io ho ringraziato da 5 anni per il lavoro che hanno svolto, che era loro, ma non solo loro, doveva essere un lavoro dei partiti. Vengo alla proposta, lunedì scorso, insediamento del Consiglio Comunale, io ho proposto che il sindaco dei Campi si facesse promotore insieme a quello di Sesto, di Calenzano, di Signa, di Prato, di Cardignano, di Poggio a Caiano, prima del 7 settembre, di fare il 4 e 5 un'iniziativa, una festa, caratterizziamola in questa maniera, è una calcolata per far vedere che i cittadini di questi comuni, insieme alle loro istituzioni, lo so, ne avete fatte tante, ma è il momento, come dire, di far partecipare dai più piccoli ai più grandi, perché se mettiamo insieme, Paolo, iniziativa istituzionale, iniziativa giuridica e così via, ma soprattutto iniziativa di poco, possiamo farcela, altrimenti le forze, e sono grandi, le sono grandi, basta leggere il Corriere della Sera e la Repubblica insieme alla Nazione per capire quali sono le forze. Ora, per fortuna il mago di Rignano è un po' in decadenza e quindi le forze sono diminuite, ma io non ci conterei molto, la mia disponibilità c'è e tutta. E lunedì prossimo, siccome c'è il Consiglio Comunale, ripropongo un protagonismo da parte dei comuni perché credo sia fondamentale. Sì, una domanda. Ora sono domande perché il tempo è per intervento. No, non c'è una diversa. Ma partendo dal fatto che
attuale non è a norma. I comitati, cioè, qual è l'alternativa? Perché qui sento dire la chiusura dell'aeroporto, ma sono tutti su questa linea? No, l'ha detto per preoccupazione. L'aeroporto attuale deve essere messo a norma. Ma non lo metteranno mai, non lo metteranno mai. Allora, l'aeroporto attuale deve essere messo a norma. L'aeroporto attuale deve essere messo a norma. Quindi tutte le prescrizioni precettive indicate nel decreto di via del 2003 devono essere messe a norma. Pista di rullaggio, interramento della 11, delocalizzazione delle case con termini, tutte quelle che sono le salvaguardie ambientali. Se non viene messo a norma, come è stato chiesto venerdì scorso, deve ritornare al livello gestionale del 2000, quindi gli Airbus 319 non potrebbero o non possono, non sta a me deciderlo, io denuncio e basta, non possono operare perché l'abilitazione dell'Airbus 319 su quella pista è data, se leggete il documento, a condizione che, cosa vuol dire a condizione che tutte le salvaguardie ambientali siano ottemperate, cosa che non è stata fatta. Poi, le forze politiche, e qui mi riallaccio, prendo due secondi, per riallacciarmi all'intervento di Roberto e di Sandro, mi veniva il nome, scusami. Allora, una cosa è la battaglia di un certo tipo, e una cosa è l'obiettivo finale. Perché noi abbiamo detto che, secondo il nostro punto di vista, a questi punti deve essere messo in sicurezza l'aeroporto attuale? Perché, signore caro, le battaglie si vincono con la gente dietro. E questo è il punto di domanda. I cittadini di Peretola, Quaracchi e Brozzi, che hanno sempre creduto a chi gli ha proposto determinate cose, hanno sempre votato per queste persone, che cosa hanno fatto per salvaguardare la loro salute e i loro interessi? Niente. Nulla. Nulla. Allora Sandro, scusami, io sono venuto a Quaracchi, è venuto anche lui, a denunciare queste cose, perché se il decreto di via è venuto fuori, perché se il decreto decisorio presidenziale è venuto fuori, qualcuno dovrebbe ringraziare il sottoscritto che si è fatto un culo così. Però c'è un cittadino di Peretola e di Quaracchi che ha avuto il coraggio di ergersi e di creare, fra virgolette, un'attività da basso per poter creare la protesta. Perché se io l'hanno fatto, ma ora i dati ci sono, le evidenze ci sono, ti viene detto che l'aeroporto è fuori legge, lotta per il tuo territorio, il tuo interesse, eccetera. Oh, se io da responsabile del comitato vado a dire domani seguite Firenze, mi diranno che tu sei un imbecille, abbi pazienza, e io imbecille non lo voglio prendere da nessuno. Io ho detto ma ridimensionato come prima. Ed è la stessa cosa, è la stessa cosa. Io tutto giusto. Allora, bene, ci sono altri tre interventi. Io chiedo a chi intervenire, gli interventi si è fatti, si parte con Serena Pilossi, poi c'è Fortignani e Ballerini. Quindi ho questi ultimi tre interventi e poi si va a fare le conclusioni. Serena. Tantissima, vista l'ora, e intanto grazie per aver messo su questa iniziativa, per tenere il dibattito su questo tema sempre attivo. Qualche puntualizzazione, aggiungo veramente molto poco perché gli elementi sono stati affrontati. Al consigliere Zanarelli mi dispiace che è andato via, ma ci sono due elementi che lasciano fortemente dubbiosi.
e la dignità va sempre ridata con forza, come mi dispiace che non sia presente. La prima, il passaggio sulla lista sulla lunghezza della pista, 2.400 metri, ha fatto davvero vacillare una serie di certezze, un lavoro di anni, quindi mi dispiace profondamente che non sia presente, perché il confronto era diretto, e soprattutto anche in maniera, secondo me, spaziale. Anche Don Zita si sa che non è così, diciamo così, va bene. Quindi già da lei poteva in qualche modo attenzione da qui in avanti, insomma, a mostre di questo tipo. Il Movimento 5 Stelle poi ha già parlato di un altro punto di vista, i sindaci presenti, io parlo a nome del sindaco Fatti, per Sinistra Italiana, il partito che rappresento, credo ci sia ad oggi niente da puntualizzare all'operato di quel sindaco, alla linearità degli atti prodotti da quel sindaco e da quel comune. Quindi tanto di appello al lavoro fatto, ovviamente deve essere perseverato e mantenuto, ma fino ad ora non c'è niente da puntualizzare, quindi non capisco molto bene di tirare in ballo l'assenza di questo del sindaco stasera. Il terzo punto, il Movimento 5 Stelle oggi di fatto governa, va a occupare dei ministeri di strategica importanza, qualcosa di più si può fare, la netta discontinuità che tanto è stata sventolata, noi la vediamo, la situazione della conferenza dei servizi di settembre lascia davvero poco ben sperare. Toninelli qualcosa di più, se vuol farlo lo può fare, la politica deve farla, qualcuno deve scegliere, non si può sempre sperare in un giudice, ecco, questo non è sufficiente, questa è la mia posizione. Per quanto riguarda invece il Partito Democratico, il consigliere Galletti dico, 19 sono, corretto il consigliere Pino, 19 le posizioni del sindaco di Campi Bisenzio negli ultimi 5 anni, 19 posizioni differenti. Ne ricordo solo una, perché è quella che la fa la differenza, lo dico a testimonianza della cronaca, ossia il voto favorevole al piano strategico dell'area metropolitana, in cui il piano strategico dell'area metropolitana di Firenze nell'aprile 2017 dice testualmente un'opera strategica prevista per quest'area è l'aeroporto di Firenze. Il sindaco Fatti vota contrario al piano strategico, il sindaco Fossi vota a favore. Quindi io su questo punto... quindi questa è la posizione. Il lancio da parte del gruppo Fare Città Sinistra Italiana per un momento importante nel mese di settembre, prima della conferenza dei servizi, credo debba essere presa in carico dal Partito Democratico e fatta propria assieme a tutto il Consiglio Comunale. Grazie. Ci sono battaglie sono trasversali, guardate, vanno al di là delle appartenenze politiche. Grazie. Sì, un attimo, anche perché io stavo dicendo che anche io stasera voglio dire che sono state fatte convergenze nuove, sono d'accordo anche con l'intervento che ha fatto prima Chini e Serena e molti altri, insomma, però mi faceva piacere appunto ribadire anche la nostra posizione, la presenza appunto la lista di potere al popolo in Consiglio Comunale qua a Campi. Il mio intervento voleva essere semplicemente una domanda a Giannarelli, perché io sarò, come dire, perché sono giovane, non si dice, insomma, e come dire, ancora in rispetto, io sull'intervento di Giannarelli e comunque la spiegazione portata non l'ho capita. Nonostante tutto, ancora io la chiarezza, il Movimento 5 Stelle rispetto alla possibilità dell'allargamento della pista, a me non mi è chiara. O perlomeno sono convinto anche, da questo punto di vista, di rappresentare, di incarnare un po' il sentimento di amici e compagni che fanno parte anche dei comitati e stasera, appena finisce questa serata, inizia con la chat, la discussione ci ha accompagnato questi giorni e chi c'è dentro a questa chat, insomma, lo sa, con la richiesta di questo chiarimento. Chiarimento che a mio avviso appunto non è arrivato. Il chiarimento sull'ampliamento. Però io sono stato qua tutta la sera, non credo che nessuno. Ma infatti ho fatto una semplicissima domanda, poi potrei disquisire qua su tutta una serie anche di. Scusate, il moderatore.
causa il Movimento 5 Stelle è stato chiamato in causa Gianna Rechi, che però si è dovuto con fantasia, e siccome abbiamo un consigliere regionale lasciamo la parola a Andrea Quaggini e poi le conclusioni, va bene? Quindi la parola alla Zita rispetto alla questione della conferenza di Un minuto, intanto ve l'ho detto, aveva chiesto a me Giacomo cosa ne pensavo di una dichiarazione che fosse una provocazione. Io il 50% lo dico chiaramente, perché non c'è da vergognarsi di questo, della responsabilità di una dichiarazione che ha fatto un eminente esponente politico del mio movimento. Io ho detto a Giacomo che quella era l'occasione per scatenare una discussione laddove noi abbiamo visto che dormienti, molta gente, escluso evidentemente i presenti, che su queste questioni lasciano che altri se ne occupino, si sbattezzino tutti i santi giorni e si impegnino per leggere centinaia di migliaia di carte per capire a Roma come i ministri si comportano, i precedenti, e come si comporteranno i successori. Io, Giannarelli si difende da solo, non ha bisogno ovviamente di me, però al signore che è intervenuto ora voglio dire che ha detto chiaramente che noi non siamo per la pista di 2000, di 2004, di 3000, siamo per rivedere l'aeroporto attuale. Forse lei non era presente, ma l'ha chiarito, si è anche scusato. Io dico solo una cosa a voi tutti delle varie passaggi, con la Serena, con Sandro, abbiamo fatto campagna elettorale, mi permetto di dire quasi insieme, sulla tavola eravamo d'accordo, Serena, siamo andati anche in Valdarno a parlare di aeroporto, eravamo d'accordo, avevamo Nencini accanto e la giornalista faceva parlare lui e non faceva parlare noi. Con Serena ci conosciamo e ci rispettiamo da tanti anni. Se vi dividete, io non sono politico perché non ce l'ho fatta, ma se vi dividete voi che fate politica davanti a questo carro armato, a questo missile enorme, e noi e voi semplicemente ho le frecce, questi avranno ragione, perché lo dico e mi aggancio a quello che hanno chiesto. Si apre la conferenza dei servizi, qualcuno di voi c'è mai stato in una conferenza dei servizi al Ministero delle Infrastrutture? Qualcuno di voi c'è? Questa conferenza saranno in 40, ci sarà forse il ministro oppure anche no, il direttore generale e un segretario o una segretaria che verbalizzerà. Che cosa verbalizzerà? Le dichiarazioni di tutti quelli che saranno seduti nella grande sala del Ministero delle Infrastrutture, tutti i marmi di Carrara, meraviglioso, un grande tavolo orario ovale che tiene ben più di 80 persone, e verbalizzeranno. Come andranno le amministrazioni locali? In ordine sparso o cercheranno di portare una posizione comune? Perché io so perfettamente come andrà Nardella e cosa dirà, perché Nardella la sta preparando la comunicazione per i sette. C'è già un incontro previsto dalla Commissione per studiare e per elaborare quel bel documento che dice tutto bene Madama la Marchesa in quella conferenza, e il verbalizzatore dirà, è intervenuto il sindaco Nardella che dice oltretutto anche come rappresentante logicamente della Repubblicana di voi, no? Perché anche nello stesso osservatorio Nardella si è autonominato rappresentante di voi, perché il ministro Galletti così aveva deciso. Quindi preparerà un bel documento dove dirà, sapete cosa dirà? Sì, in effetti io la compatibilità urbanistica non ce l'ho, ma ora farò di tutto per logicamente ottenerla, perché noi siamo favorevoli come comune e come città metropolitana. Io vorrei sapere cosa diranno gli altri comuni riguardo alle competenze che dovranno andare a esprimere, e cioè la compatibilità urbanistica. Voglio sapere in quella conferenza, che vi ricordo è un atto dovuto, perché ho sentito molte cose
ma rimaniamo, anche se qualcuno, come quel minuto che ho passato, vorrebbe che non fossimo più in uno stato di diritto, ma in uno stato soltanto, come dire, di interesse di qualcuno e non di tutti. Siamo ancora in uno stato di diritto. Il ministro è obbligato a convocare quella conferenza dei servizi, signori, perché il procedimento è concluso. Che gli piaccia, che ci piaccia o che non ci piaccia, la via il ministro Galletti l'ha firmata. Successiva a quella è inevitabile, previsto dalle leggi, finché ci sono tutti le dobbiamo rispettare e farle rispettare anche da quelli che non le rispettano, e quindi impegnati, signori politici, a dire quello che nessuno ha mai detto, che il procedimento è legittimo. Io non l'ho sentito dire dal sindaco di Campi, non l'ho sentito dire dal sindaco di Sesto. Bisogna che le amministrazioni dicano che i cittadini devono rispettare le leggi e le amministrazioni devono rispettare le leggi. Se no, si lavora sulle leggi nuove cambiate da un Parlamento dove ci sono quelli che noi avremmo dovuto eleggere. Funziona così uno Stato di diritto. Toninelli quella conferenza la deve convocare, se no sarebbe un ministro come quegli altri, e cioè uno che fa le cose come cazzo gli pare, piuttosto come la legge impone. No, io intervengo in assenza di Giacomo, naturalmente, che è stato chiamato a causa, ma essendo anch'io consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, credo che un paio di riflessioni meritino di essere fatte. Intanto ringrazio Fabio Rosita perché mi consente di non allungare l'intervento, condivido al 100% quello che Fabio dice. La legalità è uno dei punti centrali del Movimento 5 Stelle, project review, come si dice, è un atto dovuto dopo l'approvazione della via, ed è legato probabilmente alla direzione, alle direzioni ministeriali. C'è una cosa però su cui io credo valga la pena di fare una riflessione. La prima è che comunque, anche stando così le cose, si facesse qualunque tipo di intervento di mitigazione, la piana resta il luogo più inquinato d'Europa insieme alla Val Padana. Questo al netto di qualunque tipo anche di mitigazione possibile. Quindi è chiaro che quando si parla di riqualificazione di Peretola, nella migliore delle ipotesi si intende un ridimensionamento e un rispetto della sicurezza. La piana va sicuramente bonificata, quindi il parco va protetto nella maniera più assoluta e va implementato nel miglior modo possibile. Giacomo ha chiarito l'equivoco che si era generato e Fabio si è anche permesso di assumersi un po' di responsabilità. Io credo che la responsabilità debba essere politica e del Movimento 5 Stelle. Allora io in questo senso vi dico che siamo assolutamente in linea con le posizioni del Comitato, che dal nostro punto di vista non esiste il nuovo aeroporto. Dal nostro punto di vista è inaccettabile la truffa semantica di aeroporti Toscana, che è una truffa semantica per dire che c'è un aeroporto solo invece che di due, e di truffe semantiche siamo abituati a vederne troppe. Io mi occupo soprattutto di sanità, non mi occupo di infrastrutture, sono un medico. Anche nella riforma sanitaria si è fatta la truffa semantica. Si chiudono gli ospedali parlando di ospedale di rete, di fatto. E la stessa cosa si è fatta con l'aeroporto. Siccome non si poteva fare un nuovo aeroporto, visto che c'era Pisa, si è detto in Toscana c'è un aeroporto solo. E così si può fare un nuovo aeroporto di Firenze. E io dico no al nuovo aeroporto di Firenze, dico sì al ridimensionamento in sicurezza di Peretola, perché questa è la posizione che abbiamo sempre espresso,
e allo stesso tempo dico no, no alla pista parallela, se era questa la questione su cui più volte qualcuno dice c'è ancora un equivoco, no, io vi dico no alla pista parallela. E questa è la posizione del Movimento 5 Stelle, poi ci può essere dialettica anche interna al Movimento 5 Stelle, magari nel modo di comunicare le cose, ma non sui contenuti. Quindi resta il no alla pista parallela da parte del Movimento 5 Stelle, quando si dice che condividiamo tutte le perplessità di chi dice questo. E finisco con questo, siccome la posizione del Movimento 5 Stelle in Toscana, che si è presentato alle elezioni politiche del 2013, era questa, su questo non faremo nessuno sconto a Toninelli. Vi basta questo? Bravo! Delle decisioni che naturalmente gli competono, non è anche la Lega contraria. Quindi se questo è sufficiente io mi fermo a questo. Ah, bravo, bravo. Le conclusioni a Pietro Cavallo, che come rappresentante del Movimento 5 Stelle della Chiave insieme agli amici di Mercurio di Cambio Senso, che è il capo costituito da poco, come vedete il Movimento 5 Stelle a Cambio non è presente in Consiglio Comunale, ma fa politica e questa iniziativa dimostra che lo facciamo anche in maniera abbastanza concreta. L'altro è qui. Io mi sento di assumere al nome dell'ITAP, amici del Campo di Senso, è quello che su questo tema noi saremo sicuramente sempre presenti e organizzeremo per settembre un'altra iniziativa, tra l'altro con la presenza del Ministro, comunque di un rappresentante del Governo di cui noi siamo l'asse. La parola anche a noi. Causa del consigliere del Movimento 5 Stelle del comune di Sesto Fiorentino, signore di Sinistra Italiana, bisogna vedere lei che livello qualitativo dà a questo incontro di questa sera, perché se dà un livello qualitativo basso, c'è un po' di tecnici, sono riuniti con un po' di cittadini della Piana, per cui i sindaci non possono, non hanno tempo da perdere per venire a questi incontri, e allora le cose. Mi ha risposto tutte e due le volte, ha detto lui mi ha chiesto, devo venire come relatore oppure come rappresentante, ha detto vieni come vuoi, sicuramente se vorrei parlare potrei parlare, tutto qui, e invece non è venuto. E questa è la risposta anche che do al signore che ha detto che si rivolgerà ai sindaci per mobilitarli, eccetera, eccetera. L'ultima risposta, poi mi trovo per quanto riguarda la posizione del Movimento 5 Stelle sull'aeroporto, mi trovo d'accordissimo con quanto espresso dal consigliere Guardini regionale, siamo totalmente contrari e mi dispiace che ne dica il signor Targetti che in questo momento qui noi dobbiamo dialogare per forza di cose, per forza per questioni tecniche con la Lega, perché De Lorenzi nel contatto telefonico mi ha spiegato che le grandi opere non sono state inserite nel famoso contratto di governo. Quindi questo cosa vuol dire? Che tecnicamente siamo obbligati a sederci al tavolo con la Lega. De Lorenzi si è detto abbiamo dei problemi con le grandi opere, perché ce ne sono diverse, c'è solo l'aeroporto qui in Fiorentino. Perché su queste grandi opere, su alcune, la Lega è favorevole. Per nostra fortuna, nostra, qui da cittadini della Piana, la Lega si è espressa contraria al progetto dell'aeroporto. Quindi, almeno questo tavolo, l'incontro con la Lega sull'aeroporto, dovrebbe essere in discesa, almeno così si spera. E tutti quanti stiamo aspettando, siamo anche noi stiamo aspettando. E solleciteremo l'accanto nostro Toninelli perché si esprima quanto prima in questo senso. Poi l'ultima, il signore che è intervenuto per ultimo, su Giannarelli, a me piace essere chiaro ma soprattutto onesto. Sinceramente l'abbiamo criticato anche noi un pochino, il Giannarelli, perché si è lasciato sfuggire
sfuggire un numero che non doveva lasciarsi sfuggire, cioè 2000, 2000 metri, non doveva parlarsi questo, non so perché l'ha fatto, si è scusato qui davanti a tutti e quindi lo sa solo lui perché. Comunque già da lei conta, cioè, capogruppo del consiglio regionale del Movimento 5 Stelle in regione, però conta che appunto alla fine conta il ministro Toninelli. A livello, l'abbiamo detto e ridetto, la posizione del Movimento 5 Stelle è messa in sicurezza dell'aeroporto attuale, l'abbiamo detto fino alla noia, è totalmente contrario al progetto della nuova pista del 2400 metri. Nella conferenza di servizi c'è un voto finale da parte? No, c'è la discussione tra proponente e contrario. E poi ne uscirà questo forse zitto. Chi è che decide il ministro? Oh.